Oggi è mercoledì e sto andando a Torino da Toolbox per la riunione della rete al femminile e oggi parlerò di come trovare clienti. Barbara, un grandissimo successo per quello che ci ha raccontato durante il Freelance Day. Lei molto gentilmente si è proposta e noi molto felicemente l'abbiamo accolta e quindi oggi ci farà un bel interventone. Si chiama mammafelice.it e ho un'azienda con mio marito che ci occupiamo appunto di sviluppo web, contenuti per il web, advertising online e servizi di hosting professionale. La nostra azienda si chiama Nexnova. La volta scorsa, quando ci siamo viste da Toolbox, il mood del mio discorso era coprimi di soldi, citando un film che spero tutti conosciate, se no ve lo guardate a Natale insieme a Miracolo sulla 34esima strada, che è Jerry Maguire. Sono rientrata in ufficio, anzi arrivata in ufficio, oggi è credo il 24. Ho aperto il timing, ho tantissime cose da fare. Adesso apro tutti i blog e poi comincio a scrivere. Il piano di oggi è sistemare alcune urgenze perché devo mandare immediatamente quattro post a un cliente e preparare le offerte per il 2017 e poi aggiornare tutti i miei blog perché c'è ovviamente anche tutta la mia settimana di programmazione oltre a quelle dei clienti. Quindi buon lavoro a me. Sono le 5 del pomeriggio, qui continua a piovere moltissimo. Io tra poco vado a scuola perché ho un impegno mio personale di volontariato per il progetto Migranti che vi farò vedere. Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che l'evento di domani per il festeggiamento dei 70 anni della Ferrero è stato annullato perché in Piemonte c'è un'allerta meteo e il Tanaro è esondato e speriamo bene che non succeda niente. Sono a scuola per il corso Migranti. Non credo di poter fare video, quindi spengo subito. Venerdì. I lavori di oggi, allora la lista è precaria ma lunga, perché devo fare delle offerte, devo scrivere i post per il blog del Natale e preparare i lavoretti di Natale per U. Fare un lavoro per Naturino, per Borgione, ovviamente preparare il calendario dell'avvento e poi volevo scrivere anche un post sul ringraziamento che c'è appena stato perché oggi è Black Friday, quindi era ieri, e un post invece contro il femminicidio perché oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Infatti stamattina, mentre faccio la doccia, prima di fare la doccia, mi sono scritta due appunti. Questo è il modo in cui, in modo brutale in cui mi prendo gli appunti per scrivere i post. E quindi adesso comincio. Sono le 2, ci ricordiamo adesso di pranzare perché questa mattina è stata veramente intensa. Tra l'altro, è appena arrivata anche la spesa. Questa settimana ho fatto la spesa online perché non avevo materialmente il tempo di muovermi. Quindi, buon appetito! Finito di pranzare, ho fatto un po' il punto della mattinata, in realtà sono indietrissimo come sempre, anche se ho scritto due belle offerte che sto per mandare e soprattutto il post sul femminicidio, poi vi metto il link qua sotto nei commenti e nel video. E a riprova del fatto che fare il lavoro della blogger non è soltanto scrivere una cavolata su un lavoretto o inventarsi una cosa di 2 minuti, ma ci vanno delle ore. Questo articolo che è molto approfondito, molto lungo, anche molto sentito perché mi tocca anche personalmente, mi ha richiesto quasi 3 ore di lavoro. Quindi adesso riprendo perché c'è un sacco di roba da fare. E siccome stasera non abbiamo tempo, adesso andiamo a prendere la pizza per tutti e poi si va a dormire presto perché domani per andare al Mamma che blog ci svegliamo alle 6 e un quarto, anzi partiamo alle 6 e un quarto. Siamo in stazione a Torino e tra poco andiamo a Milano per il Mamma che blog.
Costruzioni Milano. Come dicevo, stiamo andando al Mamma Che Blog. Il tema è la creatività, perché questo è il Mamma Che Blog invernale. Oggi sia il mio panel sia il mio workshop sono dedicati al piano editoriale e ai contenuti, e in particolare vorrei porre l'attenzione sul fatto che i contenuti devono essere trasparenti, perché insomma, come fondatrice di Moment, il codice di trasparenza pubblicitaria per i blogger è una cosa a cui tengo molto, ma devono essere anche coerenti, quindi coerenza tra piano editoriale, contenuti, tassonomia e coerenza anche ovviamente con gli sponsor che si accettano, perché se non accettiamo gli sponsor giusti non stiamo facendo un favore né a noi né a loro. Per quanto riguarda quindi il piano editoriale strutturato, io vi consiglio, indipendentemente dallo strumento che volete utilizzare, di farlo subito. Io ho usato per tanti anni il calendario di Google, ma potete utilizzare una semplice Moleskine, un quadernetto o un foglio di Excel. Vi scrivete le date, quanti giorni a settimana intendete pubblicare un articolo e poi le rispettate. Se avete un blog che ha degli argomenti stagionali, per esempio su Mamma Felice io ho degli argomenti stagionali che sono Back to School, il Natale, eccetera, partite da quelli e poi vi costruite un piano editoriale. Lo scrivete a matita, cioè potete cancellarlo con la gomma, ma dovete farlo, perché mettersi davanti a un foglio bianco, a una pagina bianca e dover scrivere una cosa a caso non viene bene. Allora, perché abbiamo un blog? Per essere letti, perché altrimenti ci tenevamo dentro il cassettino, il diario, il lucchetto e non lo facevamo vedere a nessuno. Per essere letti bisogna cambiare completamente strategia ogni volta che cambia un algoritmo, che Facebook decide di cambiare anche il suo, eccetera. Per quanto mi riguarda, ma qui non so se Paolo su questo è d'accordo con me, per quanto riguarda la scelta dei titoli e degli argomenti degli articoli, io ultimamente sto puntando sulle quelle che vengono definite long tail keyword, quindi cerco di ampliare il titolo e anche ovviamente il contenuto della mia keyword, per cui ricette di ragù a cottura lenta oppure ricette di ragù facilissimo o velocissimo. È vero che prenderò meno pubblico, ma a me basta che quel post venga visualizzato 1000 volte in un mese, piuttosto che 10 milioni impossibili da raggiungere. Non so se sono stata chiara su questo punto. Stai buona, buona, sì, va, fragola, stai buona, vai. Sono le 7 di sera di lunedì e siccome alle 8:30 la riunione dell'associazione ho deciso di non andare a casa perché non ne vale la pena, altrimenti mi metterei sul divano a dormire. Quindi ne approfitto per fare un po' di ricerca fotografica perché sto scrivendo degli articoli sul blog compleanni.com per i buffet e gli stuzzichini per le feste di compleanno dei bambini. Immagino che la mia faccia sia straordinariamente rilassata, però sto bene. Carino però. Oh, a me Peppa Pig piace. Si è messo gli occhi. Cose promozionali che ogni tanto ci arrivano e poi a volte se possiamo le fotografiamo volentieri, le mettiamo su Instagram, altre volte se questi prodotti non corrispondono alla nostra filosofia etica o a quello che pensiamo che ci piace, ringraziamo che ce li ha mandati, ma voi non ne sapete nulla, quindi in realtà c'è tutta una scelta dietro anche rispetto a quello che facciamo. Incursioni per il Black Friday, perché mi sono regalata una borsa gigante da Asos. Sì, forse un po' troppo gigante. Aspetta, aspetta, infatti si chiama.
una borsa weekend. In effetti potrei andarci via tranquillamente, però almeno qua ci sta tutto. Carla non ridere, che si sente. Aspetta, beh, ma è fichissima. Siccome nel Black Friday da Kiko c'era la promozione che se mi compravo 3 prodotti me ne regalavano 3, e io da ragna quale sono, ho detto che questa era l'occasione per me. Allora, mi sono comprata un po' di roba. Questi rossetti a lunga tenuta, sempre molto sobri ovviamente. Se corso Europa, io sono la Madonna. Io e mia madre facciamo le avventure, perché io dovrei andare da Eurospin per una campagna, però il problema è che come al solito ci siamo perse e abbiamo anche sbagliato strada, quindi in realtà stiamo andando nei campi parallelamente alla strada che avremmo dovuto prendere. Quindi questa probabilmente sarà l'ultima testimonianza in vita che verrà ritrovata tra un paio di giorni. Chi l'ha visto è domani, vero? Ah, chi l'ha visto è domani, perfetto. Domani. Forse potremo salvarci. E adesso vediamo se riusciamo a trovare questo Eurospin o perlomeno a capire dove siamo. Come tornare a casa. Non sappiamo neanche se siamo in realtà in una strada a doppio senso o se siamo contro mano. No, siamo doppio senso, va bene. Il posteggio non lo becco. Cioè, incredibilmente siamo arrivate all'Eurospin. Esci dalla rotonda, prendi via. Esci da qui, ecco, qui dove c'è la P. E però siamo in un altro paese, cioè non nell'Eurospin in cui dovevamo andare noi. Ma va bene. 100 metri alla rotonda, prendi la quarta uscita e rimani su via Torino. Non in quello in cui dovevamo andare noi, ma non importa, perché tanto insomma l'Eurospin ci serviva. E tra l'altro non siamo neanche arrivate a Venezia, siamo sempre in provincia di Torino, quindi tutto sommato non è andata proprio malissimo. Fragola, ridammi il mio calzino. Dov'è il mio calzino? Eh? È mio questo. Di chi è? Non si prendono i calzini. Ma sono le 21:20. Mando ancora un'email per la mia associazione. Poi basta. La giornata è stata bella. Mi sono divertita, ho scritto tanto, ho lavorato tanto. Domani mattina non vado in ufficio, ho deciso di lavorare da casa perché devo fare delle ricette, ho bisogno di farle da qui, e ci sarà mia mamma a darmi una mano per questa volta. Anche perché poi domani pomeriggio intanto devo preparare il calendario dell'avvento per Daphne, perché la sera ovviamente lo esigerà. E poi perché ho due riunioni importanti, una in consiglio d'istituto e l'altra sempre per la mia associazione e per il Natale. Quindi buonanotte. Ciao, stamattina girerò un video per parlarvi della mia esperienza di spesa al discount Eurospin e inizio a preparare alcune ricette che poi diffonderò sia su YouTube sia sui vari canali social che direttamente su Mamma Felice. Per fare questa merenda per bambini piccoli ho frullato semplicemente un caco con il succo di una clementina. Secondo me non c'è neanche bisogno di filtrarlo, però se i vostri bambini hanno un particolare diffidenza nei confronti delle fibre della frutta e della verdura, quindi pensate non possa piacergli, basta semplicemente passarlo in un colino e con un po' di pazienza farlo cadere giù. Questa è la merenda di stagione con i cachi e il succo di clementine. Io l'assaggio, faccio il test. È troppo buono, è buonissima. Mi spiace Daphne, non ne troverai oggi pomeriggio. Cosa stai facendo con quel foglietto? Eh? Cosa fai? Lo sai che non si mangia la carta e neanche i fazzoletti. Fragola, guardami. Cristiana, 100% mamma, Barbara, mamma felice. Oggi ci siamo incontrate perché siamo amiche, ma perché chiacchieriamo un casino anche di lavoro. Comunque praticamente volevamo fare un messaggio come Mattarella, cioè come il Presidente della Repubblica a Reti Unificate, però su Facebook, perché noi insomma le Reti Unificate non ce l'abbiamo. Gli altri non ci cagano tanto.
per le nostre idee e prospettive del 2017. Ognuna di noi ha tre parole che saranno un po' il mantra del 2017. Yes. Che vorremmo condividere con voi per... Sono fatta molto furba e ho preso questi bicchieri con il tappo comprati su Amazon, quindi praticamente non devo fare niente perché semplicemente riempio i bicchieri, ci metto il tappo, il calendario è finito ed è fichissimo perché poi tra l'altro li posso recuperare di nuovo. Io ne ho ordinato un altro pacco, ma avrei potuto in realtà anche solo prenderne uno e ogni sera riempirlo di nuovo. Scuso con tutti i bambini del mondo per aver comprato questa roba di plastica, però è bellissima. No, vabbè, questo è quello che fa rumore, che tu lo sbatti così e fa rumore. Cioè, vabbè, sono delle robe oscene, lo so, però mi piacciono un cazzo. No! Questo me lo tengo io, aspetta. Vediamo se mi va. L'anello col simbolo del dollaro. Questo me lo metto per i prossimi... No, non mi va, porca miseria. Ma quanto è carino. È terribile. Bellissimo. Aia. Fatta la doccia, faccio schifo e ho deciso di lavorare da casa perché ho un po' di influenza e sono troppo stanca. Tutte le volte mi illudo che facendo in questo modo, cioè lavorando da casa, riposerò un po', mi dico dai, scrivo questi 10-12 articoli che devo finire di scrivere e poi mi metto a dormire. In realtà poi mi metto a fare lavatrici, asciugatrici, svuota la lavastoviglie e quindi mi riposavo di più andando in ufficio. Ma tanto comunque Daphne oggi esce all'una da scuola e quindi va bene così. Adesso vado a scrivere, c'è già la lavatrice in funzione con le mie Crocs perché ieri ho pestato una cacca di fragola. Per iniziare bene l'avvento, l'asciugatrice in funzione con tutti gli asciugamani, eccetera. La vastoviglie fatta, che è solo da svuotare, ma quella l'ha fatta Nestor e non la faccio mai. E basta. Sì. Vado a scrivere, parlare della magia del Natale. Missione compiuta, abbiamo votato, eh? Dopo la sorpresa di essere riuscita veramente a fare la meringa senza buttare casa di mia sorella, adesso sto leggendo come fare le nocciole caramellate e procurarmi delle ustioni di secondi di terzo grado. Però poi non dice come pulire il pentolino dopo che hai fatto il caramello. Si fa così, si butta. Facciamo no come un frisbee e prima, al contrario, prima o poi che non si cade. Ferma. Certo. Prima dell'uso metterla in frigo almeno 12 ore prima. E adesso? Allora, grazie.
aver passato questi 7-8 giorni insieme. L'obiettivo di questo mini video, che in realtà stavo in un mini video, era quello di farvi capire che cosa significa fare il mio lavoro, che è un lavoro divertente, che ho il privilegio di fare, per cui ringrazio tutti quelli che ogni giorno si prendono la briga di leggere quello che scrivo. È un lavoro intellettualmente creativo e interessante, ma è un lavoro anche molto faticoso, ma soprattutto mi preme dire che è un lavoro normale. Come tutti gli altri lavori che esistono, ho delle incombenze, delle scadenze, delle cose da fare, dei momenti belli e dei momenti brutti. Quindi grazie e ci vediamo presto.